Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocherò a Keep in Mind, un videogioco horror molto serio perché parla di un argomento difficile, un argomento importante che è quello della depressione e della salute mentale. L'obiettivo di questo gioco, lo dicono gli sviluppatori nella pagina ufficiale, è quello di far sentire meglio il giocatore dopo il gameplay. Vediamo, ci proviamo, ci giochiamo naturalmente e vediamo se riusciremo a sentirci meglio. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate il pollice in alto, fate un bel respiro ed iniziamo. Inizia. Oh, moglie. Jonas! Tesoro, sei sveglio! So che non stai dormendo. Perché non mi parli? C'è qualcosa che ho fatto. Ogni notte bevi finché non riesci più a parlare. E arriva il mattino e tu semplicemente dimentichi tutto. M'è compresa? Oh no, dai. Cioè, io cerco di fare le vocine, però questo è un gioco serio, ragazzi, eh. Qui piangeremo oggi. Ogni notte lotto per tenere viva la conversazione. Beh, scusa, comunque la notte tu non devi lottare per tenere viva la conversazione. Dovresti fare forse qualcos'altro. Cioè, io se fossi in un letto con la mia ragazza... Ogni notte lotto per mantenerti cosciente. Vabbè, tu che fai? Te t'addormenti? Se solo ne avessimo parlato, potremmo essere ancora felici. Mi sento così lontana da te. Tocca per continuare. Dove? Dove mi trovo? Credo che questa... Questa sembra la mia casa, ma... è impossibile. Oh, quindi è andato... si trova forse in un sogno. Tocca per continuare. Devo andarmene da qui. Qualcosa è andato davvero storto. Andiamo via, dai. Allora, come ci spostiamo? Andiamo qui. Allora, la bottiglia non la possiamo prendere. Prendiamola e usciamo qui, dai. Andiamo qui. Bene, bene, bene. Ma è davvero il nostro Jonas. Vieni qui, lascia che ti dia una bella occhiata. È passato così tanto tempo. Ok. Andiamo. Cosa vuoi? Cosa... Parla, parliamo, dai. Bene, bene. Ne è passato di tempo, eh? Sono felice che tu sia tornato a farci visita. So che deve essere difficile trovare il tempo. Della tua vita patetica piena di impegni. Quello sguardo vacuo sul tuo volto. Non dirmi che hai dimenticato ancora quanto è triste. Non mi riconosci nemmeno. Come si fa a dimenticarlo? Beh, caro Jonas, se non riesci a capirlo, il tuo destino è vagare qui per sempre e fare sempre lo stesso errore, ancora e ancora. Sai, forse non riuscirai mai più a scappare. Potresti anche fare a meno di provare. Ma se hai così tanta voglia di andartene, curioso fantoccio, ti darò un consiglio. Guardati attorno, non trovi tutto un po' familiare? Ti consiglio di ascoltare per bene tutte le voci che trovi qui. Sono più familiari di quanto pensi. Oddio, ma guardate la sua faccia, diciamo, è molto triste, ecco, dai. Scendiamo giù, dai. Chi è? Parliamo. Oddio! No, non vedranno il sangue. Sapranno che sono stato io. Non posso nascondermi. La sua scia mi segue ovunque. Il suo sangue mi deve segue ovunque. Vabbè, ciao, meglio me ne vado, ciao. Ciao, ciao. Oddio, cosa fai tu? Vogliamo parlare con lui? Porte chiuse, porte chiuse, porte chiuse. No, no, no. Io non volevo andarmene. Non volevo andarmene. È stato solo per un secondo. Perdonami, perdonami, perdonami. Vabbè, questo qui mi ricorda, ultimamente sto guardando Ozark su Netflix e niente, sto guardando Ozark su Netflix, c'è uno dei protagonisti della stagione numero 3, scusate se faccio spoiler, però comunque della stagione numero 3,
Ma guardate, ne ho trovati 3 su 16, quindi c'è uno dei protagonisti che soffre sdoppiamento della personalità, ecco, come si chiama? Borderline, scusate, sì, borderline e depressione. E questo gioco, il protagonista mi ricorda un po' lui, ne parliamo con lui. Numero 4. Ho vomitato l'intestino al posto di tutte le cose che non ho mai detto. Tutto quel che sento è sangue, tutto quel che ho mai assaggiato è sangue. Il sangue non è poi così male. Oddio, a me il sangue non piace. Voglio dire, in verità il sangue a me piace. Sapete perché piace? Entra qui dentro. Qui c'è come una porta, vabbè, bisogna entrare lì dentro. Va bene, dai, entriamo in quella casa. Secondo me bisogna entrare in queste case, eh. Ci sono case che bisogna... Danger? Perché danger? Va, vediamo. Dai, entriamo qua. Perché non t'entra? Ora no, non mi fare arrabbiare, eh. Vabbè, non entra. Vabbè. Forse entra qua? Ah! Non può parlare, vabbè. Quindi vabbè, non parla. Scendiamo giù. Qui dentro non si può entrare. Vediamo se si può entrare in questo garage. Non si può entrare. Andiamo a destra. Oh, parliamo. Ho contato i fili d'erba in questo prato. Tutto. C'è una quantità specifica per tutto. Un ideale. Quest'albero, per esempio. Questo albero ha le 10 mele. Ha solo 10 mele. Mele. Non più di 10 mele, assolutamente non più di 10 mele. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Oddio, mio amico mio, dai, per favore, mi fa prendere le paure. E vabbè, sì. Questo è proprio un indie game, eh. Vediamo cosa dice lui. Non hai paura. La tua vita è insignificante, vuota. E quante volte ci siamo sentiti così, ragazzi, eh? Io spesso, devo essere sincero, mi sono spesso sentito così. Hai ucciso tuo fratello, tua madre, il tuo matrimonio e la tua mente. Ora è il tuo turno. Non hai paura? No. Preferirei non parlare di questo. Eh sì, perché parla di alcolismo questo gioco e anche di cose un po'... si può entrare qui. Perfetto, entriamo. Qui non si può entrare. Parliamo con lui, dai. Oddio, questo lavoro. Voglio tornare a casa. Questo sembro io. Hanno detto che oggi potevo tornare a casa. L'hanno detto ieri. Mi dispiace. Vabbè. Mi dispiace molto. Vediamo se si può andare lì a destra, no? Vediamo se si può andare sopra. Non mi sembra. Secondo me questo è chiuso, eh. Con quella abbiamo già parlato. A destra non si può più andare, se non sbaglio. E adesso ne ho 7 su 16. E quindi? Ah, ma... no, infatti, quindi l'abbiamo visto da lì, quindi bisogna andare, sì, bisogna andare, perché questo l'abbiamo visto. Ok, entriamo qui. E, comunque anche se faccio queste vocine così un po' strane, come sapete, la situazione non è una situazione bellissima. Gusp, credo di essere finalmente solo. Hanno smesso di seguirmi, non mi troveranno qui. Nessuno mi troverà più. Perché allora posso sentirli? E non lo so perché puoi sentirli. Ma se noi parliamo due volte con loro. 8. Vediamo se possiamo andare sopra. No. Con lui abbiamo parlato. E a destra ci abbiamo già provato ad andare a destra, non mi ricordo. Proviamoci, dai. Mamma mia. Comunque se ogni tanto vi sentite un po' giù, io vi consiglio di guardare e di ascoltare i miei podcast.
Io leggo per il mio progetto Voglio Solo Che Mi Ascolti tanti podcast molto interessanti che mi fanno sentire bene, devo essere sincero. E niente, vi consiglio di andarli ad ascoltare, li trovate su Spotify, Apple Podcast. Vediamo cosa dice lui. Non ho dormito per 3 giorni, ho controllato le porte sul retro 3 volte, ecco cosa hai visto? Presto chiudi gli occhi, non ti può vedere se tu non puoi vedere lui. Non ti può vedere se non ti può vedere lui, sì. Oh, non sapevo si potesse andare qui. Parliamo con lui. Sono così stanco. Non sono mai stato così stanco. Sono così vuoto. Non sono mai stato così vuoto. Forse questo fiume può portarmi lontano. Oh no, non dirlo, dai, non ci pensare nemmeno. Perché secondo me, ragazze e ragazzi, noi stiamo parlando con noi stessi. Cioè, questa persona che parla, in verità, secondo me, è lui, cioè il protagonista. È proprio il protagonista. Vediamo se troviamo altre strade, qui non mi sembra. E se andiamo lì giù? Aspetta, qui giù c'eravamo venuti? Ecco, sì, parliamo. Disgustoso, che creatura insignificante! Capisci quanto sei disgustosamente insignificante? Le creature disgustose si meritano più il fango, quindi continua ad agitare nel fango, piccolo insetto. Mamma mia, che cattiveria, oh, ma sei proprio cattivo, scusami. Ma cattivo, cattivo. E sì, queste sono le voci della depressione, raga. Quando uno ha delle voci dentro di sé che gli dicono: oh, stai facendo malissimo, sei brutto, sei disgustoso, hai fatto del male a quella, a quell'altro. Eh sì, queste qui sono le voci della depressione, raga. Voglio vivere dentro di te, come un verme solitario. Tira pure, non ti lascerei mai. Ok. Oh, c'è un bambino lì. Un bambino, come ci saliamo? Parliamo con lui, va. Noi ci ricordiamo di lui. La colpa ci ha diviso in due. La colpa è tua. No, la colpa è tua. Non prestatevi attenzione. Era il tuo compito tenerlo d'occhio. Slip, tut, crack. Ora se n'è andato. A casa tua. A casa tua. A casa mia. Oddio, ma cos'è? Questo mi sembrano i bambini di Shining. Aspetta, prima di andare a destra, prima di andare giù, voglio andare a destra. Vediamo cosa c'è. Abbiamo parlato con lui. Vediamo cosa c'è lì a destra. Ok, a destra non c'è niente. Quindi scendiamo giù. Ne abbiamo 13, ne dobbiamo trovare altri 3. Ci sarà un altro bambino? Oh. Un bambino mostro, mi sembra questo. Ah, 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 i vermi, la mia pancia è così calda, l'unico sollievo che mi resta quando sono vuoto. Problema? Quale problema? Gli servo più di quanto loro servono a me. Ok. Comunque che sound fighissimo, eh. Beh sì, è un gioco triste, però fatto bene. Triste ma fatto bene. Comunque qui sul canale ne trovate tanti di giochi di questo genere. Vi consiglio di andarli a guardare. Allora andiamo a destra, vediamo cosa c'è. Cioè, andiamo anche giù. E qui non c'è niente. Oh! Ma lì c'eravamo andati. Secondo me sì. Cerchiamo altre case, perché con quello lì ci avevamo già parlato, se non sbaglio. Sì, sì, era quello dell'inizio. Cioè, non è proprio l'inizio, però ci avevo già parlato. Vediamo. Sì, 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 perdonami, perdonami. Questo ci eravamo già andati.
Con lui ci avevamo già parlato, sì sì. Col bambino pure. Ma lì a sinistra si può andare? No. Sopra... Con lui ci avevamo già parlato, sì sì. Con lui ci avevamo già parlato. Ma lui dice di andare a casa, dai, andiamo a casa. Perché il bambino dice, ma vai a casa mia, a casa tua, a casa quell'altro, andiamo a casa, dai. Mi pare di non riuscire ad aprire la porta. Parliamo con lui. Qui ci eravamo già andati. Aspetta, aspetta. Ma non si può... C'è un... una porta sul retro? Questa porta la apre? No. Dice di non trovare le chiavi, vabbè. Qui ci eravamo già andati. Con lui ci avevamo già parlato. Sì, sì. 10, 10, 10. In basso? Ah, lì non ci eravamo andati. Oh, ce n'è uno lì. Sg! Nulla può più per importanza. Alzarsi è davvero difficile. Non ho altro da aspettarmi. Si è già arresa con me. Ho lasciato perdere me stesso tanto tempo fa. Oddio. Sembra abbastanza alto questo. Vai, saliamo su. 15 e 16. Questa sembrerebbe la casa. Oddio. Parla. Come home. Ok. Beh, con lui ci abbiamo parlato, non fa niente. Quindi niente, ritorniamo da lui. Forse sì, ritorniamo a casa. Chi è? Chi sta bussando? Dov'è, qui? Siamo entrati a casa. C'è uno specchio. Parliamo con lo specchio. Qui ho trovato tutte le sue paure, tra l'altro, eh. Queste sono tutte le sue paure, raga. Cosa volete, raga? Parliamo con lui. Sono il disgustoso per me stesso. Sono i tuoi anni più odiosi, biasmo. Cosa diceva? Non mi ricordo. Che mi hanno lasciato in un miserabile in pezzi. Tu sei un inutile. Tu sei un inutile codardo. Tu non ti meriti di lasciare questo posto. Oh, che cattiverio. Quindi facciamo il giro, dai, facciamo il giro. Allora, lui l'abbiamo fatto. Sono la disperazione. Sono tutto quello che per il quale tu ti sei reso. Sono le persone amate che ti abbandonano. Sono coloro che saresti potuto essere. Ma ora non è rimasto nulla. Non resta nulla, non se non te. Devi avere speranza. Ah. Io sono la dipendenza. Io sono tutto quello che volevi dimenticare. Ha ha ha, l'alcol, la droga. La droga, ragazzi, la droga. Anche il porno. Tutto quello che fingevi di esistesse. Che cosa mi hai portato stavolta? Non ti ho portato niente, ragazzino. Cioè, non è ragammo. Sono la nevrosi. Sono tutto quello che hai cercato di controllare. Tutto quello che doveva essere. Perfetto. Tutto quello che vedo è caos. Caos, caos, caos. Quante fiamme, troppe fiamme. Solo tu puoi spegnere le fiamme, Jonas. Tu. Ok. Questo è quello che lavoro. Sono il fardello. Tu sei il poveraccio. Tu sei me, tu sei il laboratore.
Sono il fardello. Ogni giorno lavoro senza sosta, fingendo che la mia vita è inutile, esistenza significhi qualcosa. Mi carico il tuo mondo sulle spalle. Sono così stanco. Non lasciare che sia io a portare tutto il peso, Jonas. No, non lo lascerai tu. Sono la rassegnazione. Sono tutte le volte che ti sei arreso. Ogni momento triste a cui non hai resistito. Tutte le volte che quasi l'hai fatta finita. Sto venendo spazzato via. Questa non può essere la fine. Poi sono fantozzi. No, sono il rimpianto. Ti prego, fammi rientrare. Non volevo andarmene. Apri la porta, Jonas. Secondo me no, tu devi entrare lì con tutte le tue paure. Sono la rinegazione dell'evidenza. Sono tutti i sentimenti che hai esiliato. Ogni gioia che ti sei negato. Sono più umano di quanto sarai mai. Io sono il panico. No, l'ho deluso. Tu hai deluso me e ora dobbiamo pagare. Ah, forse alla fine mi dice, ma quale vorrei portare a casa? Io sono la colpa, proprio come me. Rivedo l'errore che hai fatto ancora una volta. E poi vedo il tuo fratello morire di fronte ai miei occhi. E ti osservo non fare nulla. E ti osservo mentre non fai niente. Ancora e ancora. Sono tuo. Tu puoi decidere. Essere di nuovo integro. Io mi porterò il bambino però, Sono la delusione. Gasp. Sono tutto quello da cui sei scappato. Ogni cosa orribile ricacciata dentro. Scusate. Non posso scalare i miei muri. Non trovo quel che è nascosto dietro questo guscio. Ma tu puoi. Tu puoi. Vediamo cosa dice lui. Sono la paranoia. Ecco, li vedi? Ogni tuo buio è inventato. Mi girano sempre attorno senza sosta. Perché non mi lasciano stare? Fai che se ne vadano, Jonas. Sono la soppressione. Sento ogni emozione che hai mandato giù. Li sento. Mi ostruiscono la gola. Li sento bruciarmi lo stomaco. Penso di stare morendo. Mi stai uccidendo, Jonas. Oddio, la musica sta diventando sempre più pazza. Sono la decomposizione. Sto aspettando te, Jonas. La decomposizione, ah. Io sono l'ansia. Ti prego, fammi parlare, Jonas. Ti prego, aiutami. Vabbè, andiamo allo specchio, va. Allora, guarda... No! Che ho dimenticato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, il 16esimo è lui. Allora, finalmente ci incontriamo. Hai finalmente trovato il coraggio, strisciandola tra la lurida mente e me. Tu sei patetico. Non puoi sapere cosa sta succedendo qui. Sei troppo stupido per capirlo. O forse semplicemente non vuoi. Ti deve piacere agitarti al buio come una larva. Hai passato così tanto tempo in questo posto. La mia casa. Non capisci? Questi sono i tuoi pensieri, i tuoi ricordi, le tue colpe e ossessioni. E tutti coloro di loro ti odiano. Ti odiano tutti per quel che hai fatto. Ti hanno tenuto qui, in catene, per farti pagare le sofferenze che hanno subito. E non è tutto vero. Tuo fratello è morto a causa tua. L'hai lasciato morire perché non stavi guardando. Presto, anche il tuo matrimonio subirà lo stesso destino. Annaspi tra la tua colpa e la tua rabbia e cerchi di lasciarti marcire. Ogni possibilità di vivere una vita degna è andata. Hai paura di restare solo con i tuoi pensieri e allora cerchi di affogarli. Quel che non capisci però, queste voci che tanto hanno lottato per zittire, urlerai ancora e ancora più forte. Urla fino a quando non ti sanguineranno le orecchie. Quindi continua a tapparti le orecchie, Jonas. Perché un giorno, presto, potresti affondare così tanto. Non sentirai mai più niente. Tocca per continuare. No! Basta, finiscila. Chiudi la bocca. Non voglio sentirlo più. Tu non hai potere su di me. Tu devi vivere così. Non devo vivere come te.
fatto? Entrato nello specchio? Parla con lui. Bene, bene, bene. Potrai mai essere così? È passato sicuramente un po' di tempo. Non c'è più motivo di avere paura, dolcezza. Questo luogo è sicuro e non sono più qui per farti del male. È così bello rivederti. Come ci si sente a essere tornati tra i propri pensieri? Questo posto è cambiato molto col passare del tempo. Come puoi vedere, caro Jonas, questo posto è diventato una baracca. Ah, ah, ah. Ricordi com'era prima di arrivasse l'oscurità? Ricordi com'era prima che tuo fratello se ne andasse? Oh, eri così piccino e ci venivi sempre a vi trovare. Eravamo i tuoi migliori amici. Non lo vedi, Jonas? Siamo te. Ti volevamo bene un tempo e te ne vogliamo ancora. Ma alcuni di noi sono terribilmente confusi e spaventati. Quello spettro nello specchio, che dice di essere te, ti sta tenendo lontano dalla verità con le tue crudeli menzogne. Senza di te questa oscurità ci soffoca. Ci ha trasformati in qualcosa che fatichiamo a riconoscere, qualcosa di mostruoso. Ma siamo ancora tuoi, caro Jonas, e desideriamo la luce, quella calda luce che risplende ogni giorno, all'epoca in cui ancora ci amavi, all'epoca in cui ancora ti amavi. Oh, cosa stai facendo, Jonas? Perché è così buio? Tu sai cosa devi fare, amico? Devi perdonarti. Oddio, ragazzi, è vero. Raga, è vero. Devi perdonarti per tutto quello che hai fatto. E perdonare chi ti ha fatto del male. Solo così potrai vivere una vita piena. Fino ad allora resteremo tutti qui, piangendo in cerca del calore e della luce. Ok, si è aperta una porta. Ok, si è aperta una porta. E dove si è aperta? Comunque è vero, questa musica mi sta facendo venire una... mi sta facendo piangere. Ah, la porta è lì. Andiamo nella porta. Sono tornato a casa? Sembra che non sia cambiato nulla. La luna è così bella stanotte. Niente paura. Ci proverò di nuovo e non mi arrenderò. Vedrete di nuovo tutti la luce. Oh, mamma mia. Che momento. Raga, è bellissimo. Raga, sto piangendo. Mamma mia, che gioco. Raga, un gioco bellissimo. Io mi sento meglio. Ma sì, perché Keep in Mind, questo era Keep in Mind, ragazze e ragazzi. Disponibile per Apple Podcast, scusate, per Apple... per telefonini, naturalmente. Lo trovate il link in descrizione. Se volete giocarci pure voi, ve lo consiglio. Costa solo 1 euro. E mi sento meglio. Spero che anche voi, dopo aver guardato questo gameplay insieme a me, vi sentiate meglio. Perché sapete, il segreto, forse nella depressione o quando uno magari sta male, è che uno si dà la colpa. Si dà la colpa per quello che succede. Muore qualcuno, sta male qualcuno, succede qualcosa a qualcuno, succedono le cose a te, e uno si dà le colpe. Ma la verità, e ce lo spiega questo gioco, è affrontare queste cose, affrontare le colpe, affrontare queste paure, affrontare le paure. E sì, e questo protagonista, Jonas, che aveva 15 o 16 paure, è riuscito a superare queste difficoltà, questo alcolismo, questa depressione, affrontando queste paure una dopo l'altra. E io cercherò di farlo anche io personalmente. Affrontate le vostre paure e cerchiamo tutti di uscire fuori da questo momento di difficoltà. E niente, questo è il messaggio di gioco, di questo di Keep in Mind,
un messaggio bellissimo, un messaggio forte. Questa sera, quando andrò a letto, forse stringerò la persona accanto, che non ho, mi stringerò, ecco, il cuscino, però comunque stringerò la mia anima sempre più forte e cercherò di sentirmi meglio. Ve lo dedico, ecco, lo dedico a tutti, lo dedico a tutti noi, ecco, a tutti quelli che stanno passando un momento difficile, che va al di là dalla depressione, che va al di là dalla crisi causata da quello che sta succedendo nel mondo, perché sapete, cioè, noi stiamo male anche prima di questa crisi, no? E niente, e vi consiglio quindi di scaricare questo gioco, di giocarci. Cliccate il pollice in alto se questo gioco vi ha aiutato un po' e il finale vi ha aiutato un po', perché a me ha aiutato, quindi se fosse per me cliccherei il pollice in alto 10.000 volte. Iscrivetevi al canale cliccando anche la campanella delle notifiche, così non vi perdete i prossimi video. Vi ricordo che nella playlist che trovate in descrizione nelle schede troverete tantissimi giochi di questo genere. C'è anche Sally Face, a cui ho giocato, che ha avuto un grandissimo successo, ma anche la saga di Rusty Lake, Cube Escape, è molto, molto introspettiva come questo gioco, quindi ve li consiglio, ve li lascio anche nelle schede, così magari potete cliccarci su se non l'avete ancora visti. Naturalmente ve li consiglio, andatela a guardare, per favore andatelo a fare, perché se vi è piaciuto questo gioco, secondo me vi piaceranno anche quelli, quindi Sally Face e Rusty Lake Cube Escape. E niente, credo di avervi detto tutto, vi auguro una buona giornata, una buona notte, dipende quando state guardando questo gioco, e basta. Govinda vi saluta, pensa giocando.